Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Oggi un makeup tutorial e l'ho realizzato completamente con la Too Faced Chocolate Bar che ho comprato l'altro giorno, e in più ci sono anche altri prodotti che ho usato nell'haul che ho fatto dell'ultimo video, e se volete vi linko il video qui da qualche parte per chi non l'avesse visto. E niente, come fondotinta ho usato questi due della Pupa, uno è il numero 30 e uno è il numero 50. Non mi ha registrato la parte dove mettevo l'illuminante e il blush. L'illuminante, come al solito, era quello della Makeup Revolution, eccolo qui, questo. E il blush, il mio blush preferito del momento, che è questo dell'Avon. Come potete vedere, infatti ha un bel buco in mezzo per quante volte l'ho usato, ma il colore è bellissimo. E era questo il colore, Heart Rose, che purtroppo non c'è più. E adesso voglio provare a prenderne un altro che mi sembra abbastanza simile, e speriamo che lo sia veramente, perché questo è favoloso. Mentre sulle labbra ho applicato una delle tinte per le labbra della Wicon della linea Makeup Artist, è la numero 02 Rosa Ciclamino. E quindi niente, ora vi lascio al video e spero che vi sia di compagnia, e al prossimo, un bacio, ciao! Comincio con applicare la base dell'essence su tutta la palpebra mobile e palpebra fissa, la picchietto e poi la tiro leggermente anche sotto alla rima infracigliare inferiore. Poi con un pennello morbido e il white chocolate vado ad opacizzare tutta la parte. Con un pennello piatto applico il Cherry Cordial dalla palette della Too Faced, la Chocolate Bar, eccolo qui, e lo applico nell'angolo interno e nell'angolo esterno, anche portando il prodotto leggermente sotto, qui nell'angolo interno, ecco qui, e nell'angolo esterno dell'occhio. Tiro il prodotto nella piega e cerco di lasciare al centro della palpebra mobile una parte nuda, perché dopo lì andremo ad applicare un altro colore. Poi prendo un pennello da sfumatura e prendo il Low Chocolate e vado a sfumare il colore che ho appena messo nella piega palpebrale, tirandolo leggermente verso l'esterno per allungare l'occhio. Poi con la parte piatta del pennello, quello è quello là che davano nella Naked 2, applico sempre Whole Chocolate sotto alla rima infracigliare inferiore. Poi con un pennellino da precisione applico sempre Out Chocolate come fosse un eyeliner, quindi su tutta la rima infracigliare superiore. Rintensifico con Cherry Cordial, soprattutto nell'angolo interno e angolo esterno. Poi prendo un correttore, io uso questo della MAC che ho messo in un barattolino perché era quasi finito, e lo applico proprio dove avevo lasciato la palpebra nuda. Con un pennello morbido prendo il Crème Brûlée e lo applico sopra il correttore picchiettandolo in maniera di rilasciare più prodotto possibile. Con Cherry Cordial vado a sfumare i due prodotti insieme, sempre nell'angolo esterno e nell'angolo interno, per non lasciare una macchia troppo netta.
E poi vado a creare con hot chocolate la riga tipo eyeliner su tutta la rima infracigliare superiore. Risfumo nella piega con hot chocolate. Poi prendo un nero, io uso questo della MAC, e vado ad applicarlo soprattutto nella piega del palpebrale per intensificare lo sguardo. E anche leggermente sotto la rima infracigliare inferiore. Risfumo con hot chocolate. Poi con un pennello da sfumatura un po' più grande prendo salted caramel e vado a sfumare hot chocolate per renderlo la sfumatura più naturale possibile. Prendo il cajal, io uso questo qua della Collistar, e lo applico nella rima infracigliare superiore ed inferiore. Con un pennello pulito vado a sfumare bene il salted caramel e poi intensifico con hot chocolate soltanto nell'angolo esterno dell'occhio. Poi prendo il mio eyeliner in crema, io uso questo della Wycon con il pennellino in dotazione e vado a creare una riga sulla rima infracigliare superiore, possibilmente il più fina possibile, dall'angolo interno verso l'angolo esterno. Creo la codina nell'angolo esterno. E porto il prodotto anche sotto nella rima infracigliare per far durare di più il collo che ho messo prima. Con un correttore bianco vado a pulire la zona dell'angolo esterno per eliminare eventuali sbavature e rendere più definita la riga. Dopodiché vado ad applicare lì dove ho pulito con il correttore Champagne Truffle, questo bellissimo colore che poi andrò ad applicare anche sotto l'arcata sopraccigliare per rendere più luminosa quella zona. Poi con un pennello vado a prendere sia hot chocolate che crème brûlée e li vado ad applicare sotto nella rima infracigliare inferiore. Con il colore scuro, ovviamente nella parte più esterna, e nella parte centrale andrò a mettere crème brûlée. Mentre nell'angolo interno vado a riprendere Cherry Cordial e lo applico soltanto nell'angolo interno, sfumandolo bene con crème brûlée. Poi prendo il Lash Prime and Plus dell'Estée Lauder e lo applico sulle ciglia superiori. Poi il Double Wear, sempre dell'Estée Lauder, che è un mascara e che ha una tenuta lunga ed estrema. E la applico per bene sulla rima infracigliare superiore. Ed anche inferiore.
poi passiamo al viso. Io applico Leica Doll, il fluido make-up perfezionatore effetto pelle nuda della Pupa, il numero 30. Quello con il contagocce, che è praticissimo da usare. Lo applico sulla fronte, sulle guance, sull'arco di cupido, naso e mento. E con un pennello vado a tirarlo per bene. E devo dire che, anche se hanno detto all'inizio che aveva una copertura molto leggera, va a coprire quelle piccole imperfezioni che ho sulla pelle, quindi è veramente favoloso. E dà un effetto molto luminoso al viso. Lo tiro ovviamente anche sul collo, per bene. Poi vado ad applicare il Mad to Last, sempre della Pupa, il fondotinta tenuta estrema comfort assoluto nel colore 50, e lo applico proprio poco, soltanto sulla fronte, sulle guance, sul naso e sul mento. Questo mi servirà per dare un po' più un colorito naturale, era troppo chiara altrimenti, è troppo luminosa con il Leica Doll, e vado a picchiettarlo dove ho qualche imperfezione in più. Lo tiro per bene nel resto del viso. E poi applico il correttore, io adesso sto usando quello della Wet n Wild, il colore light, e lo applico sotto gli occhi, sul naso, nell'arco di cupido, sotto la bocca e ai lati della bocca, per dare luce allo sguardo e a tutto il viso. Poi con un pennello da correttore lo vado a sfumare al fondotinta. Picchiettando dove ci sono un po' di occhiaie. Opacizzo tutto con la cipria dell'Essence, l'Anti-Spot Compact Power. È un bel pennellone grande. Vado a realizzare un contouring, vedete la mia bellissima faccia da pesce, con la terra abbronzante 3D della Collistar, questa è il numero 3 cannella, e quindi la porto sotto l'osso zigomale, lo sfumo per bene anche sulla mandibola per cercare di tirar fuori il mio zigomo, avendo il viso tondo e paffutello bisogna scolpire un po'. Poi lo applico anche un po' sulla tempia e vado a sfinare con un pennello un po' più fino anche il naso, quindi lo applico ai lati del naso, sulla punta, e sfumo bene. Dopodiché andrò ad applicare l'illuminante sotto gli occhi, sulla punta del naso, nell'arco di cupido e sul mento, ed ecco a voi il risultato. Spero che vi sia piaciuto e al prossimo video. Un bacio, ciao ragazze!